esplicciato il mercato, ho detto, madonna, che succede? E poi c'è stato l'ultimo scenario sulla scala, c'erano tutti voi sulla platea. In effetti mi sono chiesto, ma forse non è che stiamo sopravvalutando, però sono quello che lo facciamo ogni giorno alla fine. Il giornale di carta c'è un peso, nel momento in cui noi giornali non siamo, possiamo vedere qui, possiamo vedere qui comodamente, non vado ormai in edicola da tempi memori e devo dire che la comodità estrema di svegliarti, di farti il caffè, di scorrere il giornale, di stampare il oggettivo che farebbe la carta stampata non è scarsamente competitiva. Su Album non posso dire che quando Album è un calore che sperimenta ci porta su il miglior sistema di livello del mondo, quando c'è tutte le cose che non vuole funzionare. Però mi rendo conto che il tema, questa è una battuta del tema molto serio. Su quello che facciamo noi, l'Etra 43 ha compiuto 2 anni, l'altro giorno, adesso non soltanto l'Etra 43, sono altri 11 siti attaccati. Lettera 43 sì, volontà di Charlotte Rossa di leggere il giornale funziona. Noi pensando al fatto che insomma tra un po' Berlusconi non c'è più, la Minetti sceglieranno la Tommasi, non si spoglia più dal pezzo per il sedaggio bancario, pensa di andare all'estero e di immigrare a fare di fare siti all'estero, e abbiamo fatto dei siti che sono di lifestyle di eccellenza. E siamo partiti con un sito in Cina, un sito in cinese, abbiamo aggiunto un sito in portoghese per il Brasile, abbiamo aggiunto in russo, l'inglese in Tamile, e adesso debutterà, è già visibile in preview, non è ancora online, il sito in insomma cerchiamo di andare all'estero con questo sistema dei siti che dovrebbe avere un interlocutore la più grande azienda, cioè quelle aziende che non hanno forza di marketing per potersi presentare all'estero. Fuori di battuta sui siti italiani, io personalmente credo che con il nuovo sito sia difficile.